passa. Ma già ancora prima di questo scenario, ancora prima dell'Ucraina e ancora di più adesso di fase negoziale di trattato, il TTIP, l'Italia dovrebbe scegliere delle politiche diverse, avrebbe dovuto scegliere delle politiche diverse, garantendosi una pluralità di soggetti per l'approvvigionamento energetico, ma anche semplicemente i mercati di sbocco dal punto di vista delle esportazioni. Invece si è in maniera, ma che miope, in maniera cieca, si è voluto in qualche modo procedere in base, permettetemi, a seconda dei vari governi che si sono succedute, all'amicizia personale, all'amicizia di partito. Con il risultato che se c'è qualcuno che ci ha rimesso, si chiamasse Berlusconi piuttosto che Letta, piuttosto che Monti, o piuttosto che Renzi, insomma, non è che facevano partita di non sapere chi c'è dietro a Renzi, di fatto tutto va per interesse specifico di partito o di personaggio, anziché nell'interesse del popolo, dei cittadini italiani. Quindi ancora prima che scoppiasse, diciamo, questa caso rovente che abbiamo qui alle porte dell'Ucraina, in realtà l'Italia dei governi lungimiranti avrebbero dovuto fare scelte totalmente diverse. Quindi a maggior ragione, ancora di più nel futuro, quando parlo di futuro parlo delle prossime settimane. A maggio c'è il quinto round, ad esempio il quinto incontro del TTIP tra Commissione Europea e Stati Uniti, questa volta è nell'altra sponda dell'oceano, ma è netto ed è terribile per quanto riguarda il nostro settore primario, il secondario, il commercio, ma anche per la nostra alimentazione, per la nostra terapia, per le nostre cure, le portate di questo accordo. Con un aggravante, che a dire il vero non è una novità, ma c'è un aggravante. Questo accordo è secretato. Non dice come segretato. Sì, fin tanto che non si arriva ad un punto di sedimentato, si dice, cioè punti su cui sono d'accordo le due sponde, Commissione Europea e Stati Uniti, non viene pubblicato nulla e gli accordi vanno avanti a livello segreto. Siccome lì si parla di portatori di interesse, quali sono i maggiori portatori di interesse su un accordo transatlantico per quanto riguarda il commercio e gli investimenti? I cittadini. Perché parliamo di agricoltura, parliamo di industria, di artigianato, parliamo di commercio, parliamo di investimenti, parliamo della nostra quotidianità. E allora, nel materiale che ho appena consegnato, mi sono fatta mandare, dicendo che non abbiamo visto, che volevo appunto evidenziare gli aspetti migliori di questo TTIP, affinché anche in Europa, avendo le elezioni, ci fosse in qualche modo una buona conoscenza dell'accordo. Non ne parla nessuno. Ed è mostruoso. Documenti che arrivano dagli Stati Uniti con le opinioni statunitensi. Ma ho letto che praticamente ci sono delle persone che sono pagate per andare ad attaccare le persone che incominciano a criticare il TTIP. Questi sono i trolls e ci sono già in rete, ma attenzione, chi sta lavorando alla stesura del trattato, dell'accordo, chiedo scusa, ha anche già scritto quali saranno i punti di attacco, cioè quali sono gli argomenti su cui loro saranno attaccati e che cosa dovranno quindi rispondere in maniera tale che non ci sia dissenso tra la popolazione. E una delle argomentazioni più forti, ed è facilissima, fa una presa enorme in questa Europa di crisi, sapete qual è? Servirà per creare posti di lavoro. Migliori posti di lavoro. Finalmente abbiamo capito di cosa parlavano a Bilderberg. Sì. E se andate sul sito del governo degli Stati Uniti e della Commissione Europea trovate già molti documenti, ma molti li ho inserito, fra l'altro ho fatto anche alcune foto e titoli, perché c'è proprio l'industria, il colosso dell'industria farmaceutica, dell'industria chimica, il colosso bancario e finanziario che si esprime in materia e chiede che cosa deve venire meno in Europa. E spiega che addirittura dal famoso piano Marshall, l'avevo scritto in tempi non sospetti, prima ancora che si cominciasse a parlare del TTIP, effettivamente gli Stati Uniti avevano necessità di un'Unione Europea che facesse fondamentalmente il gioco loro, che servisse loro. Ed è tutto, quindi dalla dichiarazione per cui è necessario per gli Stati Uniti agire in maniera tale da cancellare DOC, DOCG, IGP. Addirittura il Wall Street Journal un mese fa intitolava "Cosa c'è di più americano del parmigiano?"
enfatizzando questi accordi TTIP, dicendo praticamente roba nostra, dobbiamo far cadere quelli che vengono considerati ostacoli, non tarifari, non guadagnare ovviamente al libero commercio, ma sulla base di questo, ed ecco perché ci tenevo a parlarne qui in Friuli, sulla base di questo può accadere che laddove la normativa italiana, ribadita peraltro da una recentissima sentenza del TAR del Lazio, prevede che certi tipi di OGM non sanno a piantare qui in Italia e che non c'è fidenato o altri che decide invece di farlo perché ha deciso di farlo e gli piace così, beh, laddove anche la normativa è prudenziale e dice no, queste cose non si fanno, può arrivare la multinazionale, Monsanto, faccio un nome, ma potrei farne tantissime altre, Syngenta, Cargill e così via, che dice sulla base dei contenuti di questo accordo, io cito te Italia, Unione Europea, Commissione Europea, in giudizio presso un tribunale internazionale, chiedendo un risarcimento danni pari a quello che io, multinazionale, quantifico essere il danno subito. Sulla base di questo stesso accordo può succedere che, poi ne parlerò perché poi sarà questo l'argomento, così come oggi negli Stati Uniti ci sono multinazionali che si possono permettere di mettere sul mercato barrette di cioccolata, noccioline ricoperte, cornflakes, biscotti, cracker, rivestiti da una pellicola nanometrica, un miliardesimo di metro di vetro, per garantire più a lungo la croccantezza, non sto delirando, ho addirittura documentato i brevetti e le emissioni in commercio nel libro, se lo fanno negli Stati Uniti, in base alla clausola di non discriminazione prevista dal TTIP, dovranno automaticamente metterlo anche in Europa, nonostante da questo punto di vista l'EFSA, che è l'ente di controllo europea, sia molto rigida, perché per quanto riguarda diciamo, tutto ciò che è nano ingegnerizzato, che ha a vedere con il cibo, con i farmaci, con i medicinali o con la cosmetica, ha un protocollo e dei regolamenti molto severi in Europa, ma verrebbe a cadere in base a questo accordo. E praticamente ci troveremo magari ad utilizzare dei farmaci che vengono sperimentati ed autorizzati poi dalla Food and Drugs Administration dopo 6 mesi, quando invece i protocolli prevedono 10 anni di test. Ma qui sta solo la coscienza delle persone però, eh? Però qual è il problema? Lo so che è la coscienza delle persone, ma se le persone non sono informate, i media non ne parlano, se ne parla in pochissimi, devo dire grazie a Filippo Gallinella che anche nel Question Time qualche giorno fa ha spinto su questo argomento e si sta impegnando da questo punto di vista, ma per il resto non c'è mica nessuno che ne stia parlando, che si stia attivando. E quindi vi passa parola, ciascuno di noi funga da lobby su questo argomento. Siccome prima si diceva che le lobby non sono negative di per sé, perché si tratta di portatori di interesse, noi siamo i maggiori portatori di interesse rispetto a questo tipo di accordo. Quindi facciamoci in un qualche modo parte attiva affinché la gente lo sappia e soprattutto sappia anche che cosa utilizzeranno per disinnescarci, perché l'hanno già previsto. Con tanto di link ufficiali sui siti ufficiali, cioè diranno questo, tenteranno di fare questo e noi dobbiamo rispondere che dicono. Sappiamo che diranno che crea posti di lavoro, crea indotto, una risoluzione alla crisi, questo è quello che hanno stabilito di raccontarci. Dobbiamo essere consapevoli in qualche modo, già preavvertire anche di quello che ci diranno. Quando avverrà sarà quindi evidente che stanno realizzando questa loro sottile forma di manipolazione dei popoli, dei cittadini. Ci tengo molto su questo aspetto e poi volentieri ho fatto qualche video, Filippo sta facendo un lavoro egregio, davvero egregio, quindi magari se lo contattate e chiedete anche informazioni materiali penso che sarà anche molto contento, la Commissione Agricoltura si sta veramente dando da fare.